Uno dei momenti più difficili per il medico che opera in un centro per malati di emofilia è comunicare al paziente la malattia. Come si fa? Si fa attraverso degli step, si fa attraverso una prima solo anche occhiata, è un processo di mediazione fra quello che è il tecnico e quello che è il sentimento, quindi bisogna un po' arrivarci un po' per uno sviluppo di competenze che ognuno di noi fa nel suo percorso di formazione, e l'altro penso che sia in parte anche legato proprio alle capacità individuali, quindi sono i medici che sanno farlo meglio, altri che sanno farlo meglio, qualsiasi diagnosi è comunque un peso, ma diciamo che in questo caso bisogna imparare a insegnare non solo che c'è una malattia, ma che c'è una malattia curabile, che c'è una malattia che va comunque cronica sicuramente, ma che ha ormai un assetto, un corteo di terapie che accompagna il paziente tali da poter offrire serenità. E quindi forse accanto alla diagnosi, che sicuramente va data in maniera corretta con tutte le informazioni tecniche indispensabili perché non si corrano dei rischi, è altrettanto importante dare il senso di fiducia e di progresso e di continua evoluzione, di miglioramento del trattamento che deve supportare il paziente, consolandolo, diciamo così, da quello che può essere l'iniziale impatto negativo della diagnosi. Ecco. Che cosa stanno facendo i centri oggi? Qual è la loro importanza? I centri oggi stanno lavorando per migliorare quello che è l'attività di cosiddetto comprehensive care, cioè di attività su più livelli di consulenza multispecialistica che sia affianca a quella che è l'attività del medico coordinatore del centro, e quindi l'attività del centro è prevalentemente quella di diffondere le conoscenze, di aumentare la sensibilità di tutto il mondo medico e anche non medico verso il problema, in modo tale da offrire competenze specialistiche di alto livello che vengono offerte a tanti altri pazienti e anche al paziente emofilico, in modo tale che chiunque prenda in carico il malato per patologie che si sviluppano nel corso della vita, come per chiunque, non abbiano paura di affrontare l'emofilia, ma l'affrontino con serenità, sapendo che ci sono presidi terapeutici che permettono di garantire la normalizzazione del paziente e medici che sanno affrontare le necessità quotidiane del paziente. Quindi comunque è un lavoro di crescita globale, cioè di diffusione delle conoscenze che aumenti la sensibilità proprio a livello capillare. Ecco. Le cure stanno facendo dei passi avanti da gigante. Però ciò che conta è da un lato il medico che sappia motivare, dall'altro il paziente che sappia fare la sua parte, quindi seguire la sua terapia e capire che la terapia deve essere individuale, non può essere uguale per tutti. Esatto, è fondamentale anche questo, bisogna trovare insieme, già come nel momento della diagnosi c'è questo rapporto che deve instaurarsi fra medico e paziente, deve incrementarsi, deve diventare sempre più solido e più fitto nell'arco della vita, nel senso che ogni momento della vita può essere un momento di confronto, di necessità di cambiamenti, di adeguamenti, perché il paziente cambia, perché il paziente cresce, perché le sue necessità si modificano nel tempo, e in tutto questo è importante che medico e paziente si parlino proprio per poter arrivare a quella che è il giusto compromesso di terapia da un lato, quindi di supporto terapeutico da un lato e dall'altro, di scelte di vita anche dall'altro, che vadano sempre nella direzione che è quella più vicina al desiderio del paziente. Perché ormai, grazie alle cure, il paziente affetto da emofilia può svolgere la sua vita normale come tutti gli altri. Può svolgere la vita quotidiana normale come tutti gli altri, deve stare chiaramente attento alla terapia che deve assumere, che deve praticare tutti i giorni o i giorni alterni o una volta a settimana come sarà nel prossimo futuro. Quindi comunque c'è necessità di una terapia, ma quella fa parte del quotidiano di tanti pazienti, ecco. Però si avvicina sempre di più grazie al supporto terapeutico adeguato, giusto, calibrato sulle sue richieste a quella che è la vita di tutti noi. E quindi può vivere a colori, in effetti.